Ave legionari. Il sogno di ogni appassionato di storia romana è poter conoscere personalmente gli imperatori e i grandi personaggi, magari vederli di persona, vederli come erano fatti. Allora, ovviamente non possiamo resuscitare gli imperatori, però abbiamo veramente un contenuto molto gustoso. C'è uno studioso, Binus, dell'Università di Losanna in Svizzera, che ha fatto un grande lavoro. Ha preso i busti marmorei degli imperatori romani, ha utilizzato un software di riconoscimento facciale molto sofisticato, che quindi ha prelevato le loro linee, i loro lineamenti, lo ha ottimizzato con Photoshop, che è un programma di grafica il più comune e il più potente del mondo, e poi lo ha anche integrato con le descrizioni che le fonti antiche ci hanno lasciato dell'aspetto degli imperatori. Il risultato è veramente le immagini, quasi le fotografie dei volti dei grandi imperatori che oggi andremo a vedere insieme. Quindi cominciamo subito perché faremo una carrellata estremamente piacevole ed emozionante conoscendo da vicino il volto, i volti degli imperatori romani. Eccoci arrivati. Allora, vediamo subito il primo volto e cominciamo dal primo imperatore, l'imperatore Augusto, così come è stato ricostruito da Binus. Allora, sappiamo, questo lo vediamo, dalle fonti antiche sappiamo che Augusto era di statura bassa, era bassino, però era ben proporzionato, quindi era gradevole all'aspetto, alla vista. Era piuttosto magro, tra lo snello e il magro. Quindi non dava proprio un'impressione di grandezza, di forza, era abbastanza esile, però senza essere fastidioso, senza risultare sgradevole alla vista. Era dai lineamenti un po' effeminati, molto dolci per essere maschili, no? E sappiamo che aveva questi capelli chiari, gli occhi erano chiari secondo la descrizione di Svetonio, e questo quindi era l'aspetto che poteva avere il primo e forse il più grande imperatore. Aveva dei lineamenti che erano veramente ben proporzionati, quindi era gradevole alla vista. Certo, non era diciamo il legionario, il maschione che siamo abituati noi a vedere nei film tipo il gladiatore, perché aveva questo aspetto delicato, possiamo dire, però aveva degli occhi intensi, cioè le fonti ci confermano che lo sguardo era piuttosto penetrante, e quindi questo è un'ottima ricostruzione dell'imperatore Augusto. E questa era probabilmente, diciamo, l'impressione che aveva il fatto di trovarselo davanti. Passiamo invece a Tiberio, il successore di Augusto, secondo imperatore, e Tiberio aveva questa, molto probabilmente, questa fisionomia. E questo il volto ricostruito di Tiberio. Sappiamo che Tiberio era alto, sappiamo che era di alta statura, era esilissimo, era molto molto magro, aveva una fronte un po' alta e qui abbiamo dei capelli castani che in età giovanile aveva, però molto presto divenne quasi completamente calvo, cosa di cui un pochino soffriva. Quindi aveva decisamente pochi capelli, aveva gli occhi grandi. Questo sicuramente, aveva degli occhi grandi, non eccessivamente, ma sicuramente erano il tratto dominante del suo volto. Aveva un naso proporzionato e però una bocca piccola. Questo si vede sia nella parte scultorea, sia nella ricostruzione di Binus. Diciamo che lo sguardo e anche l'aspetto generale era abbastanza, possiamo chiamarlo così, accigliato. Tiberio divenne imperatore, ma fu l'ultima scelta di Augusto. Si ritirò nella sua villa di Capri perché non ne voleva sapere. Insomma, è stato un imperatore che non amava Roma, che non amava la situazione. È stato trascinato in questo ruolo
e quindi questo molto probabilmente si è anche riflettuto nel suo sguardo e nella sua vita quotidiana. Eccoci invece alla descrizione di Caligola, sempre imperatore che appartiene alla dinastia Giulio-Claudia. Allora, com'era Caligola? Ecco qui la ricostruzione più attendibile a nostra disposizione. Era alto, era molto alto, alcune fonti parlano di 1,90 m, quindi era veramente molto alto ed era mal proporzionato. Aveva il collo, le braccia, anche un po' le gambe, piuttosto gracili, quindi non era di bell'aspetto, non era piacevole la figura di Caligola. Aveva gli occhi infossati, questo si vede bene sia nella parte della scultura ma anche nella ricostruzione. Aveva gli occhi decisamente infossati e la fronte molto alta, molto, molto larga. Anche qui in età giovanile i capelli c'erano, però verso l'età matura anche lui cominciò a stempiarsi e ad avere poi i capelli abbastanza radi. Le orecchie erano un po' sporgenti, non erano esattamente a sventola, però erano comunque abbastanza sporgenti, quindi l'aspetto finale non era un aspetto particolarmente gradevole. Divertiamoci invece a vedere Nerone. Allora, Nerone aveva una altezza e una corporatura media, cioè l'altezza era media, era piuttosto robusto, non grasso, però aveva comunque la sua carne. Aveva però le gambe gracili, quindi non era esattamente proporzionatissimo. Se vogliamo concentrarci sul suo volto, vediamo che aveva innanzitutto i capelli castani tendente al rosso e la barba, che non portava sempre, per esempio nella scultura non ce l'ha, però a volte sappiamo dalle fonti che poteva avere la barba, il pizzetto, quindi poteva cambiare, anche la barba era rossa e quindi aveva un aspetto un po' celtico, no? Chiamiamolo così. Aveva gli occhi azzurri piuttosto grandi e quindi aveva uno sguardo anche abbastanza interessante. Il naso e la bocca sono piuttosto ben proporzionati. Sembra che avesse la testa leggermente schiacciata, non in maniera eccessiva, però aveva questo aspetto un po' da patata, chiamiamolo così. E questo è molto probabilmente l'effetto che il volto di Nerone faceva sui contemporanei. Andiamo a vedere invece l'imperatore Domiziano. Allora, com'era Domiziano? Ecco qua, vediamo la ricostruzione. Era alto, le fonti ci dicono che era alto ed era snello. Aveva, la cosa più importante, gli occhi grandi. Erano piuttosto grandi, anche si vede, no? Sia dalla scultura che dall'immagine, diciamo che gli occhi erano il tratto caratteristico, questo sicuramente. Aveva la fronte alta, anche molto alta, vedete. E bisogna dire, anche qui, nella statua i capelli glieli hanno messi, però già abbastanza giovane, già attorno ai 25-26 anni, Domiziano cominciò a perdere i capelli. Era calvo e questo lo faceva soffrire veramente tantissimo. Così come anche Cesare, Giulio Cesare, soffriva di calvizie, anche Domiziano aveva pochi capelli ed era molto triste di questo. Tanto è vero che scrisse anche un libricino, anche per un suo amico che aveva lo stesso problema, su come convivere con la calvizie. Vediamo quindi che questo era il tratto principale, pochi capelli, fronte alta e grandi occhi. Per il resto sembra anche avesse una faccia abbastanza simpatica, cioè le fonti ci dicono che aveva un viso simpatico a dispetto del suo carattere, che specie alla fine del suo mandato, diciamo, era abbastanza dispotico. E ora vediamo l'imperatore Traiano, uno dei più amati dagli appassionati di storia. Com'era Traiano? Allora, Traiano era alto, slanciato, forte, resistente, quindi era veramente un bell'uomo sotto ogni aspetto. Anche quando era in età matura era veramente fortissimo e instancabile. Questo è il ottimo aspetto di Traiano. Aveva i capelli molto folti, questo è sempre stato, che però divennero bianchi abbastanza presto, anche abbastanza da giovane. Aveva dei lineamenti grossi, bisogna ammettere, però erano ben proporzionati e ben delineati, quindi di aspetto era gradevole. Vediamo gli occhi, il naso era un naso abbastanza importante, era anche un po' aquilino, leggermente aquilino, però si vede, no? Aveva un naso importante, la bocca abbastanza piccola,
diciamo che le fonti antiche tramandano che aveva proprio anche lui uno sguardo piuttosto penetrante, era uno sguardo anche convincente, affascinante. Quindi dobbiamo dire che uno degli aspetti più gradevoli era effettivamente quello dell'imperatore Traiano. E vediamo invece Adriano, l'imperatore Publio Elio Adriano. Adriano anche lui era alto, era solido, era resistente, quindi il corpo era forte e dava un'immagine sicuramente di resistenza. Era un grandissimo camminatore, quindi le fonti ci dicono chiaramente che era forte e aveva capelli molto folti, quindi questo si vede chiaramente nella ricostruzione, e anche la barba, portava puntualmente una barba, no? Che era curata, però era lunga, questo si capisce in maniera chiara, aveva anche i baffi, quindi aveva molto pelo, questo sicuramente. Aveva certamente un naso grosso. Nella scultura lo vediamo leggermente meglio, perché è un po' più inclinata rispetto alla ricostruzione, però il naso era grosso, gli occhi scuri, e quindi era sì, questo era il tipico, diciamo, romano dai lineamenti forti e decisi. Quindi anche Adriano comunque possiamo dire che era di bell'aspetto, sicuramente un uomo di bell'aspetto e che incuteva un certo rispetto alla sua presenza. E vediamo qui invece Marco Aurelio, un altro degli imperatori più amati in assoluto. Marco Aurelio era veramente un capellone, si vede tantissimo. Aveva capelli molto folti, ricci, sono sempre stati ricci naturali. Anche la barba era decisamente dominante sul suo viso e quindi era veramente un capellone. Lo sguardo è piuttosto intenso, aveva uno sguardo, sempre le fonti ce lo tramandano, le fonti antiche, aveva uno sguardo, si vedeva che era un filosofo, che era un pensatore, che aveva un'anima profonda, perché gli occhi poi non erano proprio grandissimi, però erano molto precisi, lasciavano intendere che era un grande pensatore che agiva sulla base di una filosofia veramente consolidata. Abbiamo quasi finito il nostro viaggio vedendo l'imperatore Caracalla. Allora, Caracalla era abbastanza tozzo, era un tipo, aveva capelli molto neri, folti, anche la barba lo accompagnava sempre, aveva la fronte piuttosto bassa questa volta. La fronte bassa, le sopracciglia erano piuttosto spesse, il naso era largo, non come quello dei neri, però comunque quasi. E viene riportato molto spesso con la fronte corrucciata, quindi anche dall'aspetto del volto si vedeva che era spesso arrabbiato, tendente un po' all'ira, era abbastanza rancoroso, diciamo. E effettivamente, avendo anche fatto ammazzare il fratello Geta, si può capire che diciamo, l'immagine corrispondeva poi al carattere. Comunque anche Caracalla era estremamente interessante e anche lui aveva uno sguardo molto penetrante e decisamente lasciava decisamente il segno. Trovarselo di fronte arrabbiato, sì, effettivamente poteva incutere un certo timore. Concludiamo il nostro viaggio con Diocleziano. Diocleziano aveva una fronte alta e stempiata, sicuramente, aveva anche delle belle rughe, si vedeva che ovviamente veniva dall'ambito militare, quindi aveva dei tratti piuttosto forti, dei tratti decisi, aveva gli occhi grandi e profondi, soprattutto profondi, quindi aveva poi anche uno sguardo piuttosto aggressivo, volendo. Il naso era largo, anche lui aveva un naso piuttosto largo e aveva anche delle labbra carnose. Questo lo vediamo
anche chiaramente, anche solo dalla versione in marmo del suo volto. A livello invece più generale, anche come corporatura, le fonti antiche ci riferiscono che Diocleziano comunque era invece ben proporzionato, resistente, perché, ripeto, veniva dai campi di battaglia, quindi era piuttosto allenato alle fatiche, comunque aveva un aspetto anche per certi versi piuttosto simpatico, se vogliamo chiamarlo così. Allora, abbiamo fatto un enorme viaggio, abbiamo visto questi volti che sono qualcosa di molto emozionante, ovviamente è chiaro, non sono perfetti al 1000%, lo sappiamo, però questi sono verosimilmente i volti che i vari contemporanei hanno potuto osservare dal vivo. Quindi è stato molto bello, molto emozionante, vi invito a iscrivervi al canale, perché altrimenti gli imperatori verranno a casa vostra, tutti quanti, uno dopo l'altro, e vi dirà: ma vado bene così? I capelli vanno bene di qua? Con questa camicia? Ma questo mi fa grasso? Ma questo mi ingrassa o mi snellisce? E voi passerete il tempo a dire a questo, a quello, come vestirsi. È un po' pesante, sono tanti, quindi iscrivetevi al canale per non avere problemi con gli imperatori che vi rompono le scatole. Un caro saluto e al prossimo video.